specifici di questo europeo rispetto agli altri? Che, insomma, Lisbona, vabbè, è bello ed era comodo perché costava poco, sicuramente costa meno fare 3 giorni a Lisbona che 3 giorni a Parigi. Però ogni volta che metti un torneo internazionale in un posto, in un certo senso vai in un certo senso a favorire determinate accademie che magari lì sono più forti e portano più atleti. E quindi per esempio l'Accademia Portoghese, che magari vedi in misura minore qui perché sei da un'altra parte. Secondo me va bene, perché comunque avere un campionato europeo itinerante come negli altri sport ha un valore diverso. Averlo fatto a Roma, poi averlo fatto qui, secondo me è comunque ha più senso dal punto di vista sportivo. Chiaramente i costi cambiano a seconda di quella che è la platea. Quello che vedo è un bel palazzetto, sebbene sia bellissimo, più piccolo. A me piace molto, sì. Lo stavo dicendo adesso ad Antonia, dico, il palazzetto è molto bello, molto scenografico, soprattutto per la questione delle luci, che insomma, sì, adesso i jiu-jitsu, sì, come tutti gli sport, devono avere un respiro mediatico anche. Ma si vede che è nato per fare i tornei di judo di alto livello, quindi perché è perfetto, è fatto per quello, non è il solito campo di un altro sport che viene adibito a questo, si vede la differenza. È facile fare l'angolo anche dagli spalti e non soltanto dagli soli. E invece una roba che ti volevo chiedere, allora, è ovvio che quando tu vendi un prodotto e setti le caratteristiche di un prodotto, in qualche maniera caratteristiche sono la qualità, il prezzo, come acquistarlo, dove comprarlo, definisci anche il tuo pubblico. Ora, il jiu-jitsu, che ho finito di dire adesso a uno sconosciuto che mi si è seduto di fianco, che secondo me è una roba fighissima, perché cioè veramente il jiu-jitsu lo posso fare io, può iniziare a farlo mia moglie a 40 dispari anni, può farlo Miguel. Oggi le accademie di jiu-jitsu sono votate a ospitare chiunque, non è più finta, scusi, non entrano su di sangue. Ma il prezzo di quello che riguarda avere una vita agonistica nel jiu-jitsu, secondo te a che cosa porterà? Cioè, il costo di partecipare ovviamente alto a questi eventi, e cos'è che determinerà il futuro? Ma c'è una grande disparità tra gli eventi nazionali e locali e quelli internazionali. Chiaramente è un filtro, come ce ne sono tanti, per fare in modo che chi si avvicina a queste gare lo faccia determinato e ben preparato. Chiaramente una cintura bianca che spende 150 euro di iscrizione, il viaggio in una Parigi e poi si vede uscire alla prima lotta perché perde, minimo che ti può capitare è bestemmiare. Esatto, però è una coperta corta, nel senso che è stata una scelta fatta in un certo modo, e comunque bisogna ammettere che rispetto al 2004, dove c'erano 150 iscritti, ai 5.000 che ci sono oggi, c'è stata una crescita esponenziale. Il solo fatto che la Federazione Francese di Judo, che è una delle più forti al mondo, abbia messo a disposizione casa sua per ospitare un evento di questo tipo fa ragionare. Quindi io penso che chiaramente più si sale di cintura, più diventa questo un gioco per ragazzi giovani che stanno investendo le loro energie come dei professionisti. Io quello che vedo, che osservo e quello che penso sarà poi il futuro è che ci sarà una distinzione netta tra il jiu-jitsu vissuto in un'accademia, come potrebbero essercene mille in una grande città, e jiu-jitsu poi dei professionisti. Ma anche in campionato, ma ci deve essere anche in campionato, perché un ragazzo che si ritrova a lottare nei Master 2 e che fa il dentista e che ha preso la cintura nera a 34 anni, chiaramente deve spendere tanti soldi e magari si ritrova a lottare con un professionista che la cintura nera l'ha presa a 20 anni, ha vinto 2 titoli mondiali e che si fa la gara nei Master per diletto. Quindi la differenza è che se io prendo una cintura nera master di questo tipo, probabilmente avrà difficoltà anche con una cintura viola adulto, che invece si allena da quando ha 8 anni 2 volte al giorno. Sì. Quindi è molto importante che in futuro si crei una separazione tra chi effettivamente fa questo di mestiere, fa solo questo, e chi invece lo fa per diletto. Il problema è che così facendo si creano, magari con un regolamento un filino più permissivo, però io complessivamente sono problemi che è bello avere, perché ovvio. Il problema
come se ci fossero 200 iscritti, però nel momento in cui ce ne sono 5.000 uno può anche pensare di creare dei contenitori diversi per atleti diversi. Sicuramente il mondo delle lotte nei master è più vicino a quella che è la realtà di una palestra, però quando guardiamo i ragazzi che lottano nell'adulto, chiaramente se vengono qui lottano contro i 10 più forti al mondo. Sono proprio degli alieni, anche le cinture blu, le cinture viole, insomma quelli che sono all'inizio del loro percorso agonistico hanno un livello di precisione, di condizionamento fisico, di tecnica che secondo me è inarrivabile per una persona che usa Jiu Jitsu sì, per stare bene, per divertirsi. No, ma io penso che tu vedi un grande incremento nelle bianche, nelle blu e nelle viole. Già nelle cinture marroni questo incremento di qualità è un filino minore, perché si tratta già di persone che praticano da tanto tempo e c'è un assestamento su dei livelli molto alti. Però chiaramente un ragazzo che ha una cintura blu, che si allena 3-4 volte a settimana, può pensare di fare delle gare a livello locale, magari un open, però quando arriva in un torneo del Grand Slam panamericano, mondiale, brasiliero e europeo, chiaramente vai a combattere contro gente che in mente c'ha di vincere il mondiale nelle nere e fare questo di mestiere, magari dopo essersi fatto il nome in queste arene, perché è un campione mondiale BJJF, avere un biglietto da visita che magari gli permetta di andare a lavorare in un centro, sì, ma anche andare agonistica sponsorizzata, cioè. O Meregali, che ha sempre fatto questo, non è entrato nel circuito no-gi professionistico a pagamento prendendo quello che prende un signor nessuno, è entrato come un campione mondiale BJJF, quindi questo serve anche per poi cercare di entrare nel mondo di quello che sta nascendo, questo grappling professionistico, che comincia a pagare abbastanza bene. E posso dirti però una roba? Allora prima faccio un inciso, perché noi stiamo registrando, sono 3 puntate per documentare un po' quello che succede in una trasferta come questa che dura una settimana. Noi abbiamo iniziato a fare Jiu Jitsu che ancora non c'era nemmeno il campionato europeo della BJJF e oggi siamo arrivati a un evento che dura una settimana, super organizzato. Faccio questa piccola parentesi e dopo ti faccio una domanda sul grappling e Jiu Jitsu. Allora, Federico Tisi è la persona che nella realtà ha iniziato a fare Jiu Jitsu in Italia, cioè il Jiu Jitsu in Italia nasce con Federico che aveva iniziato credo con Iva Circa, poi ha iniziato, era un percorso completamente diverso da quello a cui sono abituate le persone oggi che guardano questa roba qua, che magari hanno fatto 3 mesi di Jiu Jitsu in una palestra dove già ci sono 10-15 cinture nere e sono atleti, insegnanti super capaci, certificati. Era proprio un processo di ricerca, non c'era niente. Quando Federico è iniziato a Roma, all'epoca viveva a Roma, sì. Ha fondato un'accademia di Jiu-Jitsu che si chiama Tribe, che voi trovate online, ed è fondamentalmente l'accademia di Jiu-Jitsu che in Italia ha più sedi e ha lo storico più importante. Credo sia nata nel 1999. Oggi Federico vive a Milano, fa lezioni nella sua palestra che è in centro a Milano, in una via Splendida, via Maiocchi, nella zona super residenziale, e a Milano ce ne sono diverse altre, cioè c'è anche Milanimal, ce ne sono diverse altre di palestre di Jiu Jitsu. Una cosa che io ci tengo a dire, il Jiu Jitsu è un prodotto veramente molto versatile. Le nostre accademie di Jiu Jitsu, nella migliore delle ipotesi, entrambi saremmo super felici di avere 200 iscritti. 200 iscritti di attivi che fanno Jiu Jitsu in quella sede sono comunque molto pochi rapportati agli abitanti di una città grande come Milano, che vive anche di un sacco di expat. Quindi ben vengano altre accademie di Jiu Jitsu, senza pensare che questo possa in qualche maniera inficiare il lavoro di un insegnante o dell'altro. Ma poi Milano è totalmente diversa da altre realtà italiane, perché venendo da Roma, dove per spostarti da un quartiere all'altro, se ci riesci, ci metti 2 ore in ora di punta. Io ho notato che Milano, quando ho cambiato l'accademia e sono passato in via Maiocchi da Lambrate, io ho perso moltissimi studenti perché per loro era proibitivo
fare 20 minuti in macchina in più. Perché erano solo 2 km, però in linea d'aria, però di fatto cambia tutto. Quindi non è, i numeri sono diversi, cambia tutto, la realtà è che il jiu-jitsu è una parola che oggi usano tutti in modo legittimo, talvolta per indicare cose molto diverse tra loro. Oh, ed è qui che volevo arrivare. Ah, l'ultima cosa di questo inciso. Io ho iniziato in un momento di poco successivo a quello di Federico. Federico, nonostante all'epoca vivesse a Roma, era ed è stato per me fino al 2008 un punto di riferimento. Comunque abbiamo fatto un sacco di cose. Abbiamo fatto Italian Connection, che tante persone che iniziano oggi a fare jiu-jitsu, Antonia che riprende, non sa neanche che cos'è magari Italian Connection. E, ma quelli che iniziano oggi non sanno nemmeno chi è Elio Gracie certe volte, figurati sanno cos'è Italian Connection. Quindi erano proprio gli albori, l'inizio, le briciole del jiu-jitsu in Italia. Era un periodo molto romantico, molto bello, che io ricordo con molto piacere. E Federico, il 27 gennaio del 2008, è stato l'insegnante che mi ha stretto in vita la cintura nera. Il mio diploma di cintura nera è firmato da lui, tra l'altro all'Europeo di jiu-jitsu in Lisbona, al campionato europeo di jiu-jitsu dove avevo vinto nel cinturone marroni. E è un personaggio di riferimento assoluto per il jiu-jitsu, è il personaggio di riferimento assoluto nel jiu-jitsu italiano. Arriviamo alla fine, alla domanda. La domanda è questa: oggi come oggi tutte le attività vedono un'esposizione mediatica pazzesca, quindi deve essere tutto registrato bene, deve essere bello, il reel. Questo è anche il motivo per cui noi siamo qua a registrare delle semplici puntate di chiacchiere. Si vede tantissimo grappling a pagamento, Gordon Ryan il fenomeno moderno, ma quello che dico sempre io, ad esempio di Miranimal, io faccio jiu-jitsu per me è col kimono, cioè la mia formazione è col kimono. Questo ovviamente non è per screditare chi lo fa senza, però per me jiu-jitsu è quella roba lì. Ora, che cosa pensi tu del jiu-jitsu? Ha una formazione filosofica che non ha niente a che vedere con la tecnica e che in qualche maniera vive di una separazione tra quel grappling che si vede oggi nei video di Who's Number One. Guarda, io ti dico, io sono d'accordo con te, principalmente perché dipende da quello che interpreti, nel senso che l'atleta che inizia con l'intenzione di diventare un professionista può anche subito prendere quel tipo di strada lì. Io sono di una scuola che tu ben conosci, che ha una mentalità che è in linea con la tua, cioè si inizia col kimono e poi si può iniziare a praticare parallelamente sempre, perché il kimono è uno strumento che è un grande sgrassatore dal punto di vista tecnico, ti insegna a privilegiare la tecnica e il pensiero. E poi posso dirti, se lo dico sulla base, io faccio gli ho rotto il cazzo con mio figlio mille volte, Miguel, magari un giorno veniamo ad allenarci, certo, me lo porto appresso. Certo. Allora, io volevo che Miguel fa... Allora, intanto Miguel non può non fare il jiu-jitsu, cioè almeno la cintura blu la deve prendere. Sì, perché gli fa bene. Sì, poi dopo fa il cazzo che vuole, però almeno la cintura blu la deve prendere. Grazie a Dio a lui piace. È già lui si sveglia mattina e mi dice: papà, andiamo a fare il jiu-jitsu. Secondo me il kimono ha proprio una funzione educativa pazzesca, di avere cura della propria uniforme, della propria divisa, di come ci si pone davanti all'altro. Il kimono rende il jiu-jitsu fattibile dalla persona non più giovanissima, dalla persona che non ha un buon rapporto col proprio corpo e che quindi si trova più a suo agio mettendosi un uniforme che presentandosi vestito come un circense di licra, magari esponendo un fisico di cui non va particolarmente orgoglioso. Il kimono richiama le filosofie alla base delle tutte le arti marziali orientali. Io, viaggiando spesso negli Stati Uniti, ho avuto modo di vedere i posti da cui sono usciti sia i vari Gordon Ryan e via dicendo, ma anche le nuove scuole che fanno solo no-gi. Proprio nel mio ultimo viaggio ho avuto modo di assistere ad una gara di grappling sub only in una sede della 10th Planet di Long Island. E quando entri lì non respiri l'atmosfera di una scuola di arti marziali dove c'è un certo tipo di postura. Respiri l'atmosfera che si respira, per esempio, allo skate park, o dove tutti arrivano, vogliono fare il trick, sono tutti simpatici, ragazzi educatissimi, però manca quel qualcosa
cosa? Allora, hai detto una parola, il trick, che è una roba che io dico sempre quando faccio lezione. E dico, voi non siete qua per imparare una roba nuova da far vedere ai vostri amici, non è il vestito nuovo, la felpa di moda, voi qui dovete imparare a combattere. Per intenderci, la spiego sempre coinvolgendo Miguel. Miguel, che ha 5 anni, 6 anni ieri, sale sulla materassina, io gli insegno le cadute, io gli insegno a proiettare facendo lo sottogari, baiana, chiudere la distanza, tenere la montata, prendere la schiena, fare armlock, uscire dalle posizioni di controllo. Poi avrà modo lui nel suo futuro di scegliere qual è il suo stile di jiu-jitsu. Ma jiu-jitsu è quella roba là. Il jiu-jitsu secondo me deve imparare da lì. La grande differenza nei prossimi 5-10 anni saranno nelle scuole che praticano jiu-jitsu e via dicendo. Ci sarà un divario tra le scuole che avranno un'impostazione esclusivamente voltata a questo e quelle invece che proporranno il jiu-jitsu in una chiave più in linea con quello che stai dicendo tu, quindi un recupero della difesa personale, un recupero di un certo tipo di marzialità che per una persona che pratica per il proprio benessere e per la propria quotidianità più che per il vincere un campionato sono cose estremamente importanti. Io personalmente faccio un jiu-jitsu che che trovo sia giusto fare e che mi permetta di aiutare di più le persone. E chiaramente dare un'impostazione di un certo tipo secondo me è importante e fa bene alle persone, specialmente in una città così differente dalle altre come Milano, dove le persone sono estremamente stressate. Un'altra cosa che bisogna dire, perché poi chi inizia, magari i ragazzi più giovani che iniziano sono rapiti da questa roba qua. Prova a inquadrare. I super campioni, Fabrizio Andrei che fa sta roba con la gamba, il kimono di sciogliolo, tutte queste cacate inimmaginabili. Ma solo il 2-3% dei praticanti arriva qui almeno per una volta. Quindi vuol dire che di tutti i praticanti nel mondo su 100, 2-3 hanno fatto almeno una volta un campionato miserrimo di merda di jiu-jitsu. Il problema è che finché i media propongono come unica immagine del jiu-jitsu il jiu-jitsu sportivo, chiaramente si crea un divario tra la comunità di chi lo pratica in palestra, che è enorme, che non trova un riferimento qui, perché questi rispetto alla persona media che si allena in palestra sono degli alieni. Quindi cosa succede? Che si crea una separazione. Io dico sempre ai miei ragazzi, guardate le gare, ma consideratele come qualcosa che fanno persone che si allenano tantissimo e che hanno un obiettivo diverso dal vostro. Cioè, per vedere un pilota di Formula 1 per prendere la patente. Esatto, cioè, è totalmente sbagliato. E quello che gli dico è che la competizione, dal mio punto di vista, specialmente oggi, è una palestra della propria emotività. È una prova, tu ti metti alla prova per vedere come la tua tecnica rende in un contesto di forte stress psicofisico. E questa esperienza così intensa, ripetuta nel tempo, dovrebbe darti la capacità di fare quello che fai in palestra, ma in un contesto più stressante. E questa abilità di controllo emotivo poi ti serve nella vita. Io gliela pongo così. E così i ragazzi affrontano le gare con meno pressione, con meno ansia da prestazione, la vivono bene quelli che lo vogliono fare e quelli che lo vogliono fare non si sentono assolutamente praticanti di serie B rispetto a chi lo fa. Quindi quella è l'idea. Cosa ti dico? Adesso quando torno a Milano mi metto d'accordo con Miguel, lo vado a prendere un giorno a scuola e veniamo a trovarti in palestra. Mi fa super piacere. Ciao Andrea, vado ciao, giù Fede. Che c'ho Nico. Vai, vai. Ciao.